Benvenuti ad una nuova puntata di Qui Salute Play su Radio Nostalgia. L'ospite di oggi è il neurochirurgo spinale, il dottor Mattia Bruzzo. Benvenuto, dottore. Grazie. Con lui parleremo dell'ernia del disco lombare. Cosa bisogna fare quando la terapia antinfiammatoria non basta ad alleviare i sintomi? Nel momento in cui la terapia fornita dal medico curante non è sufficiente ad alleviare la lomboscialgia, cioè il sintomo tipico dell'ernia del disco, è necessario che il paziente esegua una risonanza magnetica lombosacrale e la porti al neurochirurgo, che eseguirà un esame neurologico attraverso il quale valutare o meno la presenza di deficit neurologici. Laddove sarà presente un deficit neurologico, il neurochirurgo provvederà a consigliare l'intervento chirurgico per attuare una decompressione immediata della struttura nervosa. Invece, laddove dovessimo non avere deficit neurologici, abbiamo la possibilità di provvedere con la terapia antalgica o terapia del dolore, che si esegue con l'iniezione diretta di farmaci antinfiammatori nel sito dell'infiammazione. Grazie, dottor Bruzzo, per la rapida ma precisa spiegazione. Ci ritroviamo alla prossima puntata di Qui Salute Play su Radio Nostalgia.